casa cosa può accendere? Cosa accende? La televisione, il frigorifero, cosa accende? Frigorifero uno, ma basso. E la televisione, insomma, quello che mi garba a me a sera, c'è le canzoni, quello che mi garba, e purtroppo lo posso vedere. Domenico vive con la sorella di 78 anni in un'abitazione di Terranova Bracciolini nel Valdarno Aretino. Da una settimana gli è stata ridotta la potenza dell'utenza elettrica senza alcuna bolletta aumentata e alcun sollecito. Non ha neanche l'acqua. No. E c'è il pozzo e se accendo stacca automatico. Probabilmente, ma rimane tutto da verificare, potrebbe esserci stato un cambio di gestore attraverso un contratto telefonico. Erano sempre a telefonarmi. Sempre. E io non so rispondere. Mi dicono solo che dal vecchio gestore è stato cancellato il contratto a una certa data e da lì è passato ad altro gestore, però l'altro gestore non lo troviamo. Il caso seguito dalla Federconsumatori è stato segnalato ad Arera e alla Prefettura. Possiamo dire, noi non ci stancheremo mai di dire alle persone di non fare contratti telefonici. Perché non sappiamo quali sono le condizioni contrattuali, possono capitare casi incresciosi di qualsiasi tipo, ma ricordiamoci cosa è avvenuto in provincia di Arezzo 3 anni fa. 3 anni fa persone che non erano state contattate né telefonicamente né al domicilio si sono visti traslare verso un altro gestore a loro completa insaputa. Allora è un problema perché si risponde al telefono o perché c'è una falla nella normativa che permette a soggetti non corretti e non trasparenti di essere traslati a loro insaputa. Gli utenti sono la parte debole che devono assolutamente essere tutelati e la normativa, un governo serio deve fare questo.